Tra le allergie ai farmaci rientrano quelle agli antinfiammatori non steroidei, che sono dei farmaci molto utilizzati anche nell'età pediatrica. E siamo alla 30ª edizione del congresso nazionale della SIPS, in cui la dottoressa Iride Dello Iacono ha tenuto una relazione nella prima giornata del congresso proprio inerente a queste allergie. Cerchiamo di dare qualche segnale sia per i medici sia per i genitori che si possono trovare in una situazione del genere. Innanzitutto, quando è che si parla di allergia a un antinfiammatorio? La categoria degli antinfiammatori è una categoria innanzitutto estremamente usata in ambito pediatrico, perché si può dire che non c'è pediatra che non prescriva un farmaco per il controllo della febbre e del dolore nel bambino, ed è anche una di quelle categorie che più frequentemente viene imputata come responsabile di reazioni avverse ai farmaci. Però bisogna in maniera chiara dire che non tutte le reazioni che vengono attribuite al farmaco in realtà sono vere e proprie reazioni avverse, perché si può trattare semplicemente di effetti collaterali del farmaco, che sono possibili in tutte le categorie di bambini, non di bambini particolarmente a rischio, e invece di vere e proprie reazioni avverse, che sono quelle di cui noi fondamentalmente ci siamo occupati in data odierna. Le reazioni avverse sono quelle che hanno come base un meccanismo di ipersensibilità nei confronti del farmaco e che quindi in linea generale sono indipendenti dalla dose e si realizzano in individui particolarmente predisposti a questo tipo di reazioni. Come si manifestano? Quali sono le tipologie di manifestazioni più frequenti? E quello che rende particolarmente difficile la diagnosi di queste forme di allergia è esattamente il dato clinico, che non è facilmente distinguibile da reazioni che possono essere legate alle virosi stesse. Per cui, per esempio, le manifestazioni cutanee di tipo orticaria o di tipo esantema maculopapuloso sono difficilmente distinguibili dai virus. Quello che in questo contesto mi preme dire è che il pediatra di libera scelta o anche gli stessi genitori non hanno la responsabilità di una diagnosi, hanno semplicemente la possibilità di poter avere un sospetto diagnostico. Nel sospetto di reazione avversa al farmaco, il farmaco va interrotto, vengono identificati tutti gli elementi che poi possono essere utili all'allergologo per fare una diagnosi più precisa, quindi tempo di comparsa, durata della manifestazione, tipo di manifestazione, anche eventualmente le immagini fotografiche della manifestazione, e sarà poi il centro di allergologia a fare una diagnosi più precisa. C'è qualche antinfiammatorio che maggiormente dà reazioni di tipo allergico? In realtà ogni molecola può essere responsabile di una reazione di tipo allergico. Quello che noi diciamo è che in ambito pediatrico il paracetamolo rappresenta il tipo di molecola che più difficilmente viene considerato come responsabile delle manifestazioni di ipersensibilità in senso stretto. Quindi eventualmente rivolgersi al paracetamolo in prima istanza per il trattamento della febbre e del dolore. Quando più specificamente occorre un antinfiammatorio, in genere noi pediatri ci rivolgiamo all'ibuprofene, tenendo conto che se si verificasse una reazione allergica vera e propria nei confronti dell'uno o dell'altro principio attivo, sarà il centro di allergologia, con specifiche indagini e con un test di provocazione orale, a poter identificare un farmaco alternativo.